Se si trattava di un'iniziativa pubblicitaria, il colpo è riuscito, ma la pubblicità è negativa. L'uscita in allegato col giornale del Mein Kampf di Hitler è finita sui siti di informazione di mezzo mondo. La polemica è forte anche in Italia, tra l'altro il premier Renzi ha parlato di operazione squallida. Per Alessandro Sallusti, il direttore del quotidiano di proprietà di Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, si tratta semplicemente di far conoscere la storia per non ripeterla. Alcuni sembrano dargli la ragione. Oddio, per conoscere la storia è sempre valida, diciamo, la scelta per conoscere la storia. Era Hitler, è ovvio che era il male assoluto, però questo non significa che non bisogna farlo conoscere per poi evitarlo. I diritti d'autore dell'autobiografia di Hitler sono scaduti da poco e i primi a ripubblicarla sono stati i tedeschi, ma si è trattato di un'edizione più critica di quella italiana che ne spiega le deformazioni storiche. Grande l'indignazione della comunità ebraica, una delle risposte più interessanti, quella lanciata a Milano. Una lettura collettiva del diario di Anna Frank, oggi pomeriggio in Piazza San Fedele.